Fin dall'inizio del mio mandato abbiamo attenzionato e dedicato tempo e risorse su questa tematica, ovvero la messa in sicurezza della viabilità in generale. Via circonvallazione pericolosa e trafficata. Il sindaco di Sossano parla di quel tratto di strada dove si è consumata l'ultima tragedia, dove l'altra sera un'auto con a bordo una donna di 66 anni è finita in un canale di irrigazione. Grazie al consigliere delegato, dall'ora consigliere delegato provinciale Davide Faccio, abbiamo ottenuto l'anno scorso un contributo di oltre 110.000 euro per la sistemazione di un incrocio immediatamente precedente al luogo dell'incidente di stanotte. Per quest'anno ci siamo già interfacciati con l'attuale delegato alla viabilità sud-est, il sindaco Matteo Zennaro, e sono in corso appunto approfondimenti per riservare ulteriori sistemazioni lungo il tratto provinciale di nostra competenza. Una strada che invita a correre come tante altre in paese, teatro purtroppo di ulteriori incidenti mortali. Proseguono le indagini dei carabinieri per capire se la vittima dell'ultimo incidente abbia avuto o meno un malore finendo contro la recinzione metallica e poi nel canale.